Il capitolo 25 contiene un'ampia e articolata riflessione sul peso della fortuna nelle azioni umane e in particolare dei principi, dei capi di Stato. Perché tale riflessione? L'autore scrive il principe in un'epoca segnata da continui rivolgimenti politici, dal 1494, anno della discesa di Carlo VIII, l'Italia era stata teatro di conflitti tra le grandi potenze europee e i diversi stati regionali. E proprio da questa variazione grande delle cose, come la definisce Machiavelli, poteva nascere l'idea che la fortuna fosse la sola arbitra dei destini umani e che abbandonarsi ad essa fosse dopo tutto la scelta più saggia. Il capitolo 25 del Principe è scritto precisamente contro questa posizione rinunciataria. Il capitolo si può suddividere in due sezioni fondamentali. Nella prima parte Machiavelli discute la fortuna in generale, nella seconda dal generale al particolare. Rientrano nella prima sezione le prime tre sequenze. Nella prima sequenza l'autore critica l'opinione diffusa e condivisa secondo cui le vicende di ogni uomo e di ogni principe in primo luogo dipendano non dal talento, dalle doti individuali, ma dalla fortuna, dalla sorte. Nella seconda, l'atteggiamento fatalistico diffuso, Machiavelli contrappone una visione ben diversa, basata sul concetto del libero arbitrio, in virtù del quale l'uomo non è del tutto in balia dei capricci della sorte, ma conserva un margine di iniziativa nei confronti della fortuna. Egli ha comunque uno spazio per agire e per imporre la propria volontà. Nella terza sequenza, Machiavelli sostiene che la fortuna ha campo libero laddove non trova gli ostacoli, gli argini costruiti per tempo dalla virtù umana.